Cosa significa ringiovanire un rene? Ringiovanire un rene significa collegare l'organo prelevato, quindi il rene in questo caso, ad una macchina che simula la circolazione cardiaca e quindi è una macchina che consente di mantenere la perfusione del rene come se non fosse stato prelevato, in modo da garantire una sua funzionalità e utilizzando anche delle soluzioni di perfusione particolare, in modo da eliminare tutte quelle sostanze tossiche e tutti quei danni che sono stati che sono comparsi durante il prelievo e durante la conservazione dopo il prelievo stesso. Questa è una tecnologia che è stata introdotta di recente nel mondo e noi siamo uno dei primi centri in Lombardia e in Italia ad averla utilizzata e consente quindi di avere questi parametri di funzione dell'organo sotto controllo per un periodo di tempo variabile in modo da essere sicuri che l'organo che andremo a trapiantare è un organo che avrà delle buone possibilità di successo e di funzionalità dopo il suo trapianto. Ovviamente questa tecnologia è una tecnologia che è nata per espandere il pool di donatori disponibili orientandoci quindi verso anche dei donatori che prima non erano assolutamente utilizzati, come possono essere i donatori molto anziani o i donatori con malattie concomitanti, quali potrebbero essere l'ipertensione oppure il diabete, oppure addirittura anche i donatori molto molto piccoli che di solito non venivano utilizzati proprio perché non si era sicuri che la loro funzionalità dopo il trapianto fosse buona. Queste macchine quindi consentono di monitorare costantemente per un periodo di tempo variabile dalle 2 alle 4 ore quella che è la funzione dell'organo e quindi di prelevare anche delle sostanze per avere dei segnali, quindi dei segnali biochimici su quella che è la funzionalità possibile dell'organo dopo il trapianto e consentono anche di iniettare all'interno di questi organi delle sostanze che migliorano quella che è la ripresa funzionale dell'organo dopo il trapianto. Questa tecnologia è una tecnologia in realtà che può essere utilizzata anche per altri organi, il polmone ad esempio, e qui il Policlinico è stato uno dei primi centri in Italia che l'ha utilizzata, ma anche il fegato. E quindi c'è la possibilità di aumentare in maniera molto considerevole il numero di trapianti che vengono utilizzati, che vengono effettuati nei nostri pazienti in lista d'attesa.